Leonardo Colucci, commentavamo poco fa appunto i risultati in classifica, un continuo sali e scendi, ma quello che importa è che il Pordenone è di nuovo lì davanti. Sì, ma sarà così, no? Con un campionato equilibrato. Fa piacere poi essere primi in classifica, ma non conta niente. L'importante è dare continuità di risultati, questo è importante. Poi devo ringraziare i ragazzi perché in 6 giorni, quando fai 3 partite, vengono meno anche le energie fisiche e sono stati bravi a andare a grattare il barile nelle energie nervose. Quindi oggi c'era anche qualche ragazzo che mi ha dato la disponibilità, che non era proprio in perfette condizioni. E di questo sono contento perché questo è un gruppo, una squadra che non molla mai, ma lo vedo già nel quotidiano durante gli allenamenti. Una squadra che non molla mai, che ha avuto la predominanza di gioco per gran parte del match, forse qualcosina è calato nella prima parte del secondo tempo, poi è arrivato appunto il gol vittoria. Sì, perché poi sono bravi i ragazzi che subentrano, no? Che si fanno trovare pronti, Magnaghi, Berrettoni, lo stesso Buratto, Nunzella, abbiamo fatto 5 cambi, poi dopo 8-9 minuti si fa male Bassoli e quindi avevi dato un turno di recupero a Parodi. E così, Parodi poi ha avuto anche lui dei problemi come degli altri, ma a livello fisico ci sta, no? Quando rientri da Salò alle 4 della mattina, no? E quindi abbiamo visto che giocare 3 partite in 6 giorni, ma non è un alibi, perché è un dato di fatto, magari questa è una squadra che deve fare la settimana tipo. Però il calendario ci mette anche fra un mese alla prova, dove avremo 8 partite in un mese, e abbiamo capito che bisogna fare qualcosa in più quando giocheremo 3 partite in una settimana. A proposito dei prossimi incontri, una valutazione anche sulle altre formazioni, quelle che preoccupano di più sono forse Vicenza e Padova, che non avete ancora incontrato rispetto magari a chi ha guidato provvisoriamente in queste settimane la classifica. Al di là del blasone, che sono 2 squadre costruite per vincere il campionato, poi alla fine vai a vedere chi ti dà più noia. Sono le squadre che magari devono lottare per salvarsi, e quindi ogni partita fa storia a sé, no? Di questo sono conscio, lo sono anche i ragazzi. Paradossalmente, delle volte è meglio giocare con squadre che puntano a vincere, no? E quindi, perché comunque sia il Gubbio che Ravenna sono 2 squadre che daranno filo da torcere anche le altre, perché ogni partita ha una sua storia. Abbiamo sentito poco fa un presidente abbastanza arrabbiato per alcune critiche piovute sulla squadra. Mister Colucci, come la vede? Ah sì, è il presidente, quindi se si è arrabbiato magari ha ragion veduta, no? Evidentemente in questi 2 anni i tifosi sono stati abituati bene, no? Ma noi stiamo cercando di trovare quella strada, comunque una squadra che, se non erro, 10 partite ufficiali 12, ricordavamo a prima. 12, che non ha mai perso, che è l'unica squadra della Lega Pro che si è qualificata per la Coppa Italia Dei nelle grandi. grandi. Quindi vabbè, ma se c'è tifosi è giusto che quando c'è da criticare, criticano. E noi, sia nel bene che nel male, dobbiamo isolarci e dobbiamo continuare a lavorare.